Il piccolo borgo di Montegiano, 200 anni ma appena, lo scorso fine settimana ha subito una piacevole invasione di pubblico per la tradizionale festa della Crescia Sei Cucon. Sfidando il maltempo che aveva già costretto gli organizzatori a slittare di una settimana l'evento, famiglie e curiosi hanno assaggiato questa prelibatezza gastronomica e passato piacevoli momenti tra i tanti espositori e visitando la mostra fotografica Montegiano Cera, con foto in bianco e nero del secolo scorso o lo splendido lavatoio ristrutturato di recente. Un grande sforzo organizzativo dell'associazione Montegiano C'è, che assieme alla Proloco e il comune di Monbaroccio hanno allestito gli stand e il palco assieme all'area bambini per rendere il tempo trascorso alla festa il più piacevole possibile. Abbiamo visto che piace, insomma, la gente, già il profumo, no? L'odore, la prelibatezza che poi con le nostre massaie preparano questa crescia ha notevole successo. È una festa comunque per tutta la famiglia, insomma, dove gli adulti possono appunto mangiare delle cose, direi, gustose, e dove si può ballare anche chi è amante del ballo, e anche per i bambini abbiamo sempre il nostro spazio per farli divertire. Quasi un quintale di cresce al formaggio sono state sfornate, che quest'anno erano preparate in loco, quindi ancora più fresche e succulente, accompagnate dai cucon, alias le uova sode, e dai salumi tradizionali, il tutto annaffiato da buon vino locale, come avveniva nelle aie dei casolari in campagna nelle giornate di festa, appunto. A ribadire la matrice rurale del territorio e le radicate tradizioni che le giovani generazioni custodiscono e tramandano anche per questi eventi. A Montegiano, piccolo borgo, ma di grande sostanza, visto quello che esprime, insomma, in questa festa. Montegiano, come dice, no? Montegiano c'è, Montegiano c'è sul serio, perché Montegiano è bella, Montegiano è viva, e Montegiano, come dire, e tutti noi. Grande territorio, e quello che conta sono le persone, perché il territorio potrebbe essere bellissimo, anche più bello di questo, ma se non ha le persone che gli danno valore non vale nulla. Qui abbiamo le due cose messe insieme, abbiamo un gran bel territorio e abbiamo tanta brava gente che si dà da fare. Poi è chiaro, se fosse anche aiutata un pelino di più dal tempo non costerebbe, però no, come si dice, noi stiamo sulla breccia e quindi continuiamo a lavorare, loro continuano a lavorare. E Montegiano comunque è un punto che merita di essere visitato, perché è una realtà fantastica, c'è poco da fare.